summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? Un sereno a tutti i panozzi ed eccoci ritrovati all'undicesimo appuntamento di Paninaro, dove dedico come d'abitudine parte di essa al fumetto mensile ricorrente. Oggi lo spazio è dedicato al Paninaro numero 11, pubblicato nel mese di novembre del 1986 e per chi non se ne fosse accorto, questo sarà l'ultimo giornalino spillato perché dal dodicesimo numero tutti avranno la costa fino al numero 47 compreso. Il numero 48, ovvero l'ultimo della stirpe, tornerà non solo a essere spillato, ma con una copertina per la prima volta lucida e un formato più grande al cospetto di tutti i numeri precedenti. All'interno del fumetto troviamo la Panino Parade. Questo mese non compare il pan look, ma viene introdotto l'angolo Panino Art, una sorta di disegni paninari inviati alla redazione di Milano dai lettori più fedeli e fantasiosi, che concorrono per sfornare nuovi adesivi che sono diventati oggi da collezione. Non dimentichiamo che in ogni numero troviamo anche uno spazio simpatico dedicato alla Panino Posta e lo spazio commerciale Panino Market. Oggi voglio parlarvi delle nuove generazioni entrate a far parte del nostro mondo, quello paninaro. Fortunatamente internet, se utilizzato con parsimonia, è un grande potenziale e Facebook ha fatto una buona parte del lavoro come divulgatore dello stile paninaro alle nuove generazioni, grazie a diverse pagine nate nel social network, una delle quali la mia personale, chiamata ormai, come ben saprete, Paninaro Bircide, è collegata al negozio online Principe Shop, un tuffo negli anni 80. In genere chi era paninaro negli anni 80 ed ha avuto figli ha cercato con impegno di trasmettere parte di questo essere ai propri successori, non sempre con buoni risultati. Il mitico Vito Catozzo del Drevin, impersonato dal bravissimo Giorgio Faletti, esclamava sempre sbagliando appositamente il congiuntivo alla fine dei suoi monologhi. Che se io saprei che mio figlio mi diventerebbe un orecchione, porco immondo che c'ho sotto i piedi, vivo ce lo faccio mangiare il certificato di nascita! Noi potremmo altrettanto controbattere che se scoprirei che mio figlio è un metallaro, porco immondo che c'ho sotto i piedi, vivo ce lo faccio arrugginire! Io credo di aver contribuito nel mio piccolo allo stile di tre giovanissimi ragazzi che grazie ai film Il Ritorno dei Paninari e la pagina Facebook mi hanno conosciuto. Il loro nome è Maurizio Manzelli, un vero paninaro doc, vive a Spinea in provincia di Venezia, ha 20 anni e si è avvicinato al magico mondo grazie alla passione sfrenata per i ferri degli anni 80 e ne possiede diversi, tra cui una bellissima Cagiva 125 C12 di colore rosso. Il secondo è Simone Bizzoni, paninaro di Monza, appena 18enne, si chiama così grazie alla mamma appassionata di Duran Duran e si è avvicinato al nostro mondo grazie a una vocazione sfrenata per la musica degli anni 80 e credetemi, ne sa di più di molti quarantenni che l'hanno vissuto. Il terzo paninaro di oggi, della nuova generazione, è Lorenzo Palma. Burghino di Monza, ha solo 15 anni ed è diventato paninaro grazie al padre, ancora molto sfrenato nell'acquisto di attrezzatura e cimeli da paninaro e vive ancora in funzione degli anni 80 collezionando di tutto freneticamente. Insomma, saluto affettuosamente Lori, Simon, cioè Simone Bizzoni, e Mauri, cioè Maurizio, e li ringrazio di cuore per avermi autorizzato a parlare di loro pubblicando le relative foto. Essere seguito dalle nuove generazioni per me è stato un grandissimo obiettivo raggiunto, segno che qualcosa sono riuscito a tramandare. Siamo anche oggi giunti al termine di questo undicesimo appuntamento. Vi rinnovo l'invito a seguirmi sulla pagina Paninaro di Facebook, dove in tempo reale verrete informati sulle news del mondo paninaro. Un cordiale e sereno saluto, Bircide. I'm not